Ciao ragazzi, bentornati a un nuovo video. Sono sempre io il vostro Marco. Oggi vediamo un dispositivo che si chiama Kizzle ed è in sostanza, anzi, due dispositivi in uno, perché sono un power bank ed è la funzione secondaria. La funzione principale è quella di essere una VPN portatile in grado di mantenere il nostro anonimato. La possiamo utilizzare anche a casa perché è in grado di collegarsi al nostro wifi, di emettere una seconda rete wifi alla quale ovviamente dobbiamo collegarci per poter navigare in assoluto anonimato. La confezione è fatta così, è abbastanza cicciotta. E sul retro abbiamo delle caratteristiche peculiari, quindi abbiamo il blocco delle pubblicità, l'anti-phishing, abbiamo la possibilità di sbloccare i siti che non sono visitabili dal nostro paese, avendo appunto delle VPN che ci fanno finta di farci trovare in un altro paese, in sostanza. E un powerbank appunto da 8000 mAh, quindi è bello massiccio e possiamo utilizzarlo con tutti i dispositivi che hanno a bordo il wifi, quindi non soltanto il nostro computer, non soltanto il nostro smartphone, ma anche magari la nostra console di gioco, il nostro televisore e così via. VPN inclusa con cifratura 256 bit, quindi non roba da poco. Tac, eccolo qua. Sembra una. Mi è appena cascato giù un fogliettino che è il VPN Activation Code, che non posso farvi vedere per questioni di sicurezza, ovviamente. È abbastanza massiccio. La parte superiore è lucida. Questo è il. Sembra più un mouse gigante. Questo è il suo spessore. Nella parte posteriore abbiamo una porta USB standard, una porta micro USB per la ricarica. Sotto abbiamo un tastino e la scritta Kizzle. Tra l'altro c'è anche una parte qui per aprirlo. Sì, per aprirlo, per rilevare semplicemente qualche dato tecnico e la data di produzione. Mi aspettavo una sorpresa più bella, a dirvi la verità. Speriamo che non si graffi questa plastica perché è veramente stralucida, vedete quanti riflessi fa con tutte le luci che ho qui intorno. Proseguiamo poi a vedere che cosa c'è dentro nel box, un piccolo manuale di istruzioni, a colori tra l'altro. Se solleviamo qua sotto invece, grazie per il tuo ordine, anche se non ho fatto un ordine ma me l'hanno mandato i ragazzi di Kizzle, una bellissima custodia, con tanto di dot blu personalizzato. Vediamo cosa c'è all'interno. Ah, un altro manuale e il cavettino. Questo è un lusso. Il cavettino su misura, doppio side da una parte, quindi va bene inserito in qualsiasi verso nella porta USB standard. Dall'altra parte invece è un classico micro USB. Mi piace molto l'idea che possa stare senza dare fastidio direttamente qui sul bordo della confezione, dove ovviamente poi ci sta senza problemi anche il dispositivo. Una volta chiuso, questo è il suo ingombro, vedete, grosso più o meno come la mia mano. C'è il logo embossed qui davanti. A me che piacciono le cose embossed. Questo è proprio un bel case, molto solido tra l'altro. Proviamo a collegarci con l'iPad che ho qui e creiamo la nostra rete sicura e privata. Tra l'altro ci sono quattro varianti di abbonamento, come potete vedere: la versione basic, la versione con un anno di premium, la versione più avanzata ancora, è quella top di gamma che loro dicono essere la più richiesta. Che cosa cambia? Un anno di servizio premium, 2 anni di servizi premium o premium per tutta la vita. I prezzi sono i 200 euro per quello che abbiamo ricevuto noi, che ci offre un dispositivo e la protezione fino a 5 devices connessi contemporaneamente. L'anno di premium include la possibilità di fare streaming di video in HD e la possibilità di gestire le VPN di altri paesi. Quindi vi faccio un esempio, vogliamo collegarci a SkyGo da Santo Domingo, perché abbiamo la casa lì, vogliamo vederci i nostri film in italiano o le nostre partite. Con il servizio premium possiamo farlo, quindi sono 50 euro di differenza al momento dell'acquisto. In alternativa è possibile anche aggiungere il premium, ho visto dopo, ne hanno spediti già più di 4.000,
Detto questo, facciamo quindi quello che dobbiamo fare, quindi lo accendiamo, ecco qua, LED blu, ci proviamo a collegare al wifi del dispositivo, che adesso vedremo qui sul nostro iPad. La password di default è 1234, non è vero? La password di default è freedom1 con la F maiuscola. Ci colleghiamo. Ecco, adesso che l'ho messa corretta è andato via come una scheggia e adesso rimane sempre la pingente di verde. Andiamo in Safari, ci colleghiamo a il sito Kizel barra. Ecco qua, dai un nome al tuo Kizel, io l'ho chiamato Sexy Kizel, ho scelto la mia password. Save my network name. Ecco fatto ragazzi, ho correttamente impostato il Kizel, ci ho messo circa 10 minuti perché non riuscivo a fargli digerire la mia rete Apple da 5 GHz, quindi mi sono arreso, l'ho collegato alla 2,4 GHz e ce l'ho fatta. Questa è la prima pagina, la schermata principale, dove possiamo controllare lo stato del nostro prodotto, la batteria siamo al 63%, il nome della rete al quale mi sono collegato e anche la location che abbiamo impostato con la VPN. Ho provato a impostare Zurigo per vedere se qui, da dove sono io, a Como, quindi in Italia, riusciamo a vedere ad esempio i canali della televisione svizzera. Ci proviamo a collegare a la 2, che è la seconda emittente nazionale della televisione svizzera, e dovrebbe tutto quanto filare alla perfezione. Proviamo a fare play. Ecco qua. Funziona alla grande e abbiamo anche la qualità HD con il piano che ci hanno fornito, quindi grazie ancora Kizel. E questo è il risultato. Ovviamente questo prodotto serve a chi? A chi ha bisogno di navigare in anonimato, a chi vuole garantire la propria privacy nei servizi online e a chi magari viaggia molto e quindi vuole guardarsi i canali della propria televisione o anche magari Sky Go dall'estero senza avere problemi di alcun tipo. Il prodotto è veramente ben realizzato con questa parte frontale lucida e i dettagli in alluminio e sotto è plastica opaca. È relativamente semplice da usare, basta seguire il piccolo manualetto di istruzione che c'è a corredo. Ringrazio Kizel per averci dato anche un anno di sottoscrizione premium, così possiamo provare tutti quei servizi di altri paesi che non abbiamo mai potuto provare e navigare anche senza le pubblicità. La dotazione è da 10+, perché questa custodia con questo cavo su misura che sta dentro è bellissima. Il prodotto ha una durata veramente eccezionale di batteria con 8000 mAh di capacità, funzioni power bank, ve lo ricordo, per ricaricare anche il vostro smartphone. Che dire ragazzi, io sarei anche pronto a dare 5 stelle su 5 a questo prodotto, che è già stato venduto in più di 4000 esemplari e ha ricevuto già premi e encomi da numerose testate ben più famose di noi, come Wired, come adesso non me lo ricordo, c'era un botto di CNET, Yahoo, PC World, eccetera eccetera eccetera. Quindi è stato un prodotto veramente apprezzato. Noi l'avevamo già visto sotto forma di prototipo l'anno scorso a Berlino, a IFA. Quest'anno abbiamo rincontrato i ragazzi di Kizel e ce lo siamo fatti mandare. Ovviamente questo è il risultato della nostra recensione. E l'abbiamo davvero tanto apprezzato ed è un valido aiuto alla nostra sicurezza in rete. Vi saluto ragazzi, il vostro Marco Tognoli, e se il video vi è piaciuto mettete un bel like, iscrivetevi al canale e alla prossima. Ciao a tutti!